Nella scorsa puntata, iniziata una nuova avventura, i nostri lupacchiotti continuano il loro cammino in direzione Italia. E dopo aver dormito in un camping, purtroppo si accorgono che qualcuno ha rubato alcuni loro oggetti preziosi. Tristi, ma con il sorriso, continuano il loro viaggio, con la speranza che il sole splenda sulla loro testa. Ragazzoni miei, buongiorno. Ari, buongiorno. Fuori c'è un vento fatale che tutta la notte non ci ha fatto dormire. Sei felice di questa esperienza, Ari? No. Questa è un'avventura dove il sole brilla nel cielo, la tenda è scura. Uno, due, tre. Siamo partiti, salutiamo il nostro punto di sosta dove abbiamo passato la notte e via verso Perpignano. Speriamo che il tempo si sistemi, ci sono un sacco di nuvole, non mette pioggia, però il problema principale adesso è il vento che dà abbastanza fastidio. Comunque dai, tutto va bene, tutto bello come deve essere questo. Andiamo, Ari? Vediamo che ne viene fuori. Ci siamo quasi, siamo all'entrata della città, abbiamo fatto una tappa abbastanza semplice per arrivare. C'è ancora un forte vento anche qui a Perpignan e il tempo non promette per niente bene. Ci sono nuvoloni, l'Ari mi ha fatto notare che c'è qualche goccia di pioggia che cade dal cielo, forse trascinata appunto dal vento. Però vabbè, oggi ci va bene perché abbiamo prenotato una struttura, così possiamo un po' uscire e visitare Perpignan. Adesso ci stiamo dirigendo alla struttura e per oggi basta così. Raga, anche qui, almeno all'entrata di Perpignan, non c'è nessuno, ci siamo solo noi. Una moneta, raccogli. Abbiamo trovato dei soldini, raga. Aspetta, ma io so di cosa sono questi. Delle donne. Sono dei franchi questi. Siamo arrivati, raga, siamo arrivati, non promette bene. La forza, la fanno mazza. Ah, però, no, vabbè, ok, non era quello che sembrava, raga. Non è quello che sembra perché ci è andata benissimo. Mamma mia, abbiamo un mini appartamento, televisione gigantesca e cucina privata. Sei contenta? Oh, mamma mia. Ok. Per quello che avevo pagato, non ce l'aspettavamo. Che è questo? Il bagno dove sta? Una terrazza. E a che serve sta cosa? Non so. Ah, beh, dai, il bagno, meglio di così. Non ci poteva andare. Però è pequeñito, però mira che come il bagno, no? Sì. Raga, questa è la struttura meno costosa di Perpignan. È pronto? Senti, questo è pollo, ti è piaciuto? Dobbiamo assaggiarlo prima. Non mi ha salito muy bien, la verdad. Wow, come ti è salito muy bien? Guarda, non molto bene, perché non tenía mucho condimento. Che spettacolo, Ari. Grazie mille. Prego. Cibo.
Cibo, vogliamo il cibo, raga. Comunque qui abbiamo ammazzato il vino, non aveva più bottiglie, quindi ho infilzato il vino e praticamente è schizzato tutto il vino per la casa. Avevo tutto qui rosso, sembrava che ho ammazzato qualcuno. Oh, mamma mia, è un mazzo di fiori questo. Buon appetito e piatto pulito. Buon appetito e piatto pulito. E piatto pulito. Ragazzuoli miei, buongiorno. Stiamo per lasciare questa splendida struttura. Ci siamo trovati benissimo, ci siamo fatti la cucina. Che bello, però è arrivato il momento di riprendere il nostro cammino. Il viaggio è fatto di gioie, di soddisfazioni, di cose brutte e cose belle. E le cose belle per oggi sono finite, quindi salutiamo e mettiamoci in cammino. Mamma mia che scale, oh. Praticamente sto camminando per Perpignan e mi sta venendo in mente che noi da qui siamo passati per arrivare in Francia quando abbiamo fatto la tappa record. Mi ricordo proprio il percorso, quindi sì, anche questa città l'abbiamo già toccata e quindi questo. Vabbè. È una supposta gigante. Vai. Ragazzuoli, c'è questo omino che sta salutando l'Ari e l'Ari gli vuole dare un abbraccio. Felice? Un saluto? Siamo usciti da Perpignan e stiamo continuando il nostro percorso in direzione Narbona. Ci vorrà qualche giorno per raggiungerla e per adesso stiamo ancora camminando sulla stessa strada che ho percorso 2 anni fa. Stiamo camminando con il sole, vero Ari? Vero. Il tempo è bellissimo. È questo. Tenemos que ir norte, sur, oeste, oeste. Por aquí, ¿no? Vai. Vai. Vai a fare il bagno, va. Una. Dos. Abbiamo raggiunto per oggi il nostro punto di sosta. A Giovincelli ci troviamo, purtroppo in una zona di campagne, quindi difficilmente stiamo riuscendo a trovare qualcosa, però qui c'è una stradina che è abbastanza buona dove possiamo posizionare la tenda. Ok, anche questa giornata è arrivata al termine. Oggi ci mangiamo un pochino di frutta e un dessert al caramello. E domani poi riprendiamo il nostro cammino. Tappe piccole in questi giorni, come già detto, perché dobbiamo raggiungere una città e siamo in anticipo. La città è Narbona e lì poi vediamo, ci fermeremo un paio di giorni, non lo so. Comunque adesso ci riposiamo e domani continuiamo. Fluyemos come il vento. È verità. A dopo. A dopo.
sono i miei, buongiorno da me e dalle bellissime Ari. Che sono troppo poco del caffè? Wow, che spettacolo. Ieri abbiamo spostato un po' la tenda e ci siamo messi in questo spazio leggermente più grande, così abbiamo potuto cucinare, fare tutte le cose nostre. E guardate qua, che bel risveglio con il sole, gli uccellini che cantano, che bello. Oh yes. Siamo pronti, si parte giovincelli, si parte, dai. Mira. Hostia, no, dame a mí. No, lo voy a hacer otra vez porque tú seguro que lo vas a hacer bien. Es el suelo que está mal. No se puede jugar con el agua, ¿eh? No sé. ¡Ah! Questa è una lingua inventata. È un idioma nuovo questo? No, è francese. No, è francese. Sì. Beh, il telefono c'è, la batteria no. Raga, se vi state chiedendo cosa facciamo durante la giornata, che non mi cade a chi la mattina, perché molte volte andiamo piano e perché camminiamo sempre a testa bassa con la speranza di trovare cose strane, particolari o di valore per terra. Puoi portarlo con voi. Oh, che chulo! Che guapo! Le vacche! Ragazzuoli, abbiamo raggiunto il nostro punto di sosta. No, stiamo ancora camminando un riposando. Po' abbiamo trovato un posto bellissimo. Praticamente ci sono queste mura qui piccole, abbiamo l'ombra e questo pavimento pulito, quindi siamo qui, riposiamo al fresco, riprendiamo il cazzo. Ciao posto. È stato bello, grazie a Aspa, al fresco, per il frio. Alve! abbiamo sentito. Ha detto questo italiano. Piacere. Ciao Alberto. Sono anni che ti seguo. Ciao, carissimo. Facciamo il video, dai, Alve. Cosa vuoi? Non lo so, muoviti. Ragazzoli, siamo stati raggiunti dal primo italiano qui in Francia, il nostro caro Alberto. Ciao, ragazzi. Che vive qui da 40 anni, mi diceva. Sì, sì, sì. Dove abiti adesso qua? A Perpignan. Perpignan, quindi siamo qui vicino. Sì, sì, sì. E dall'Italia da dove? Favignana. Quindi raga, un salutone a Favignana. Isolegati. Puoi mandare un saluto in dialetto, non lo so. Pip, saluto a tutti, ciao. Grande Alberto. Ragazzuoli, prima di continuare ci siamo fermati un attimo perché abbiamo trovato un bel posticino con sedie e tavolo e adesso ci cuciniamo un po' di pasta con il sugo e poi continuiamo il nostro cammino. È ancora abbastanza presto, i negozi purtroppo sono ancora chiusi e quindi ci stiamo organizzando un attimo così, nel frattempo avremo i negozi, poi facciamo un'altra spesa e possiamo continuare il cammino. Ma sì, vai, tutta! Qui abbiamo il tocco di classe per insaporire la pasta e per allontanare le mosquitos e lì in fondo abbiamo il pannello solare che fa il suo lavoro e Ariadna è a fare i suoi video.
molto lontana da qui. Non si vediamo però. Com'è? Ah, raga, le cose qui sono andate un po' troppo oltre. Alla fine ci siamo fermati al sole qua come lucertole. Qui abbiamo l'autostrada. E noi fermi qui a prendere il sole come se stavamo alla playa. Quindi riposiamo. Stai con la mano così, così quando mi abbronzo c'è la forma della tua mano. Allora, quello che mi hai fatto fino ad ora. Un secondo. No, vale. Ah, vedi come la... Già se non puedo continuare il viaggio. Mira qui. Non si è fatta niente. No, che madre. Devi stare più attenta, Ari. La cosa sta sfuggendo di mano? Mi stai chiamando da sole qua. No, per collina il sole fa male. Tu chiedi pelea, tio. Devi andare a pelea, tio. No. E c'è il mondo. Beh, vedi che vedi. Ya cansado, soy una persona cansada, yo no puedo caminar, que no me grabes. Perché cammini zoppa, Ari? Sei caduta? Sì. Non si vede niente, va, non ti lamentare. Eccoci, abbiamo raggiunto il nostro punto di sosta. Bene, abbiamo piazzato la tenda e questo è il nostro punto di sosta. Ragazzi, siamo stanchissimi, l'aria è dentro la tenda anche perché qui è pieno zeppo di zanzare, tantissime zanzare belle grosse. Abbiamo acceso anche qualcosina per allontanarle e niente, praticamente siamo vicini a una zona un po' paludosa. Quindi forse per uno o due giorni sarà così. Lorincelli, altri tre giorni sono passati, ci stiamo avvicinando sempre di più a Narbona e sempre di più anche all'Italia. E quindi niente, adesso noi entriamo in tenda, ci mettiamo a riparo. E Ari, che facciamo? Se anche questo video ti è piaciuto, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere e iscrivervi al canale. Nati e io vi salutiamo. Ciao belli! Ciao belli!